È provata, parecchio. Maria Luisa Isi Coppola, assessora al bilancio della Giunta Zaia, interessata da una sanzione amministrativa per errata contabilizzazione delle spese elettorali, ovvero non aver dichiarato quello che è costato. L'esposto era partito da un suo conterraneo, nonché sodale di partito in Forza Italia, Renzo Marangon. L'interessata ha presentato a sua volta una propria memoria per contestare accuse giudicate prive di fondamento. Nel giorno del suo possibile addio al Consiglio regionale e alla carica in seno alla Giunta, ecco la risposta del governatore Zaia dopo aver attentamente verificato la posizione dell'assessore. Confermo la fiducia all'assessore, sono io il primo a volere chiarezza e rigore, l'ho dimostrato in molte occasioni, però qui siamo davanti a una sanzione amministrativa che peraltro è bene chiarirlo e che lo diciate a tutti, la legge Severino che è precisa, non le interdice dei pubblici uffici, può candidarsi da qualsiasi parte e no, assolutamente non le inibisce dal fare l'assessore regionale. Ma a livello politico vorrei che fosse un messaggio soprattutto agli elettori e ai cittadini, un messaggio di fiducia, in quanto questo ha un aspetto che non è assolutamente di natura penale, non ha nulla di tutto questo, è di fatto una sanzione amministrativa, anche se a me pesa, insomma, comunque, perché la ritengo assolutamente ingiusta e peraltro anche non motivata, con pezze giustificative che siano degne di questo nome, e quindi la ritengo assolutamente un'ingiustizia che mette in difficoltà non solo me, ma anche chi magari in questo momento vorrebbe continuare a credere alla politica. Con Zaia si è parlato anche di Expo, in cui la Regione Veneto ha investito 5 milioni nell'arco di un biennio, ma pure della proposta di Roma Olimpica nel 2024. Io credo all'Expo, è una partita che nasce nella notte dei tempi, è una grande opportunità, sono 20 milioni di visitatori che verranno in territori nei quali siamo in grado di ospitarli e di far bella figura. Pensare alle Olimpiadi di Roma per far distogliere l'attenzione da mafia capitale direi che è vergognoso, visto considerato che se avessero proposto le Olimpiadi in Veneto dopo il 4 giugno qualcuno avrebbe avuto qualcosa da dire. Mi chiedo perché nessuno dice nulla su Roma. All'Expo si va tutti nella stessa maniera, tutti con gli stessi spazi e soprattutto applicando i costi standard. All'Expo si applicheranno, perché non esiste che qualcuno si porta un pullman di dipendenti all'Expo e magari noi ci andiamo con un paio di dipendenti facendo turni massacranti per tenere ovviamente la presenza allo stand.